Amiche delle pigottine, un saluto a tutte. Ecco il nuovo tutorial di oggi. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di questo barattolino, sempre potete usare anche barattoli di riciclo, cercateli strani, un po' particolari così, e ci abbiamo fatto questo gioco con il filo ricoperto e le ali dell'angelo. In questo caso ho usato sia le ali piccole che le ali grandi. Però sono combinazioni che potete fare tranquillamente anche solo con ali piccole, solo con ali grandi, insomma decidete voi. E questo sarà il video di oggi, vi faccio vedere che vi spiegherò a grandi linee anche come si può fare la versione più invernale, più natalizia con le stelline, questa primaverile, questa più invernale. Con questo mettiamoci al lavoro. Allora, partiamo con il filo di ferro, dal barattolino. Come si fa a incominciare il barattolino? Prendiamo il filo di ferro, quello morbido bianco, giriamo la puntina proprio piccina piccina con la punta delle pinze e partendo dall'alto verso il basso lo andiamo a ricoprire con la fettuccia. La fettuccia pian pianino, noi apriamo un po' la parte estrema del nostro filo e facendolo dall'alto verso il basso andiamo a ricoprirla. Allora qui io ho usato un filo lungo almeno 80 centimetri circa, poi andate un po' anche a occhio per vedere a seconda del barattolo che avete, se avete una circonferenza qua un pochino più ampia state anche più abbondanti, tutto al più lo potete anche chiudere, insomma potete anche tagliarlo a un certo punto. Allora qui adesso infiliamo bene tutta la nostra ricopertura e poi dopo tranciamo qua e fermiamo il filo. Una volta che abbiamo fissato con un pochino di colla le due estremità della ricopertura del filo, lo arricciamo, facciamo come due ricciolini, uno in un capo e uno nell'altro, così uno e anche l'altro, appena appena accennati, e dopo vediamo se aggiungerne degli altri oppure no. Poi cosa dobbiamo fare? Andiamo ad arrotolarlo qui dove c'è il giro della vite, facciamo così, giriamo almeno per un pezzettino in modo che si accavallino un pochino e lo andiamo a chiudere con due giri così, in modo ad avere un ricciolino qua e un ricciolino qua un pochino più lungo. Questo mi servirà perché dovrò andare a, adesso lo rigiro un po' su se stesso, a lavorarlo con i fiori e con le ali, ok? Per il momento lo teniamo così. Ora cosa dobbiamo fare? Prendere un pezzo di pizzo, sufficiente anche, dipende anche lì sempre dal diametro del vostro vaso, però su un diametro medio possiamo usare dai 60 cm al metro tranquillamente, fate in modo che rimanga bello arricciato. Poi cosa faccio? Prendo il filo elastico, proprio un elastico però fatto a filo, lo trovate anche sul nostro sito www.lepigottinivanda.it, ci faccio un nodo, poi lasciando un dito qua di distanza ci vado a fare una filza su tutta la lunghezza. Ok, una volta che abbiamo preparato tutta la nostra arricciatura dobbiamo andarla a infilare intorno al vasetto. Possiamo tranquillamente fare un nodo, lo lasciamo un po' morbido ma non troppo, perché così lo possiamo togliere e mettere per poterlo lavare, perché almeno il pizzettino è estraibile. Ok, un bel nodino stretto, tranciamo dopo con le forbici l'eccesso e andiamo a riadattare tutta l'arricciatura in modo che sia uniforme e regolare su tutto il perimetro del nostro barattolino. Ok, lo tiriamo su in cima così, eps, ho esagerato, e voilà. Adesso andiamo a preparare i fiori da attaccare su tutto il ramo. Dunque, per
fare i fiori servirà la fustella dei fiori della campanula, della floral. Quindi utilizzeremo un fiore grande con la sua foglia, un fiore medio, che è questo qua, con la sua fogliolina sempre media, e un fiore piccolo con la sua fogliolina fatta con lo stesso stampino, con la stessa misura di fustella. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo arricciare, partendo da qua con ago e filo, la base di tutti quanti, così li prepariamo per essere composti sul barattolo. Allora, pian pianino ci facciamo tutte le nostre filze, tiriamo per bene e fissiamo il filo. Una delle cose, ops, che mi sta andando via, niente, è andato via, adesso lo rinfiliamo, così vediamo di fissarlo del tutto. Oh, oggi scappano i fili. Ok, fatto questo, tagliamo il filettino. Questa operazione la devo fare per questo, per questo, per questo. Se vedete qua, l'ho fatto con la macchina da cucire, facendo un punto molto lungo. Lo fissate, andate avanti e indietro alla partenza e non lo fermate all'arrivo. Basta che tiriate un filo, dopodiché, tirato questo, fate il nodino e avete già fatto l'arricciatura. È uno degli altri sistemi che si possono utilizzare per arricciare la fogliolina. Una volta arricciati tutti per benino, li dobbiamo andare a colorare un po', solo il fiore, la parte del fiore, con il fard blush, chiamatelo come volete, quello che usiamo per le guancette. Pennello, prendo un po' di colore, appoggio sopra il foglio la mia fogliolina e vado a sporcare tutta la parte solo esterna, estrema, così. Poi ne faccio uno e lo faccio davanti e di dietro su tutti i fiorellini. Faccio su quello grande, su quello medio. Finché sono aperti si fa un pochino meglio, eh? Poi su quello piccino, così e così. Ok, una volta colorati andiamo a chiuderli con la colla. Quindi parto mettendoli già addirittura sul nostro filo qua. Adesso mi sposto un pochino così si vede bene. Cosa facciamo? Ci mettiamo un po' di colla qui e un po' di colla qua per unirli. E partiamo con il primo, quello un pochino più grande. Lo chiudiamo per bene, state attenti a non ustionarvi. E questo è il primo. Ok, una volta attaccato bene tutto il fiorellino, il primo fiorellino, andiamo a mettere la fogliolina. Quindi ci mettiamo un po' di colla tutta nelle foglie, non arrivo mai fino alle puntine. Ok, poi appoggio esattamente così, stando un po' spostata, e vado a chiudere il mio fiorellino in questo modo. Ok, parte praticamente così il fiore. Ok, adesso attacchiamo quello medio, stesso principio, quindi colla qui, poi lo giro intorno qua, lo tengo un po' stretto, magari la giunta la girate un po' verso il basso. Poi prendiamo la sua fogliolina e mettiamo un po' di colla anche qui e la andiamo a posizionare un po' sfalsata, ovviamente, in questo modo, ok? Come se sbucassero un fiore dietro l'altro. Idem per l'ultimo, che è il più piccino, quindi colla sulla base sempre, lo mettiamo qui intorno così, lo giro anche questo un po', finché la colla è morbida potete fare questa operazione di girarlo un pochino, e andiamo a mettere anche qua la fogliolina. In questo caso posso già partire in questo modo e così. Boh, adesso andiamo a preparare le nostre ali.
Per le ali abbiamo utilizzato le ali grandi e le ali piccine, che le trovate sempre sulla fustella delle ali, ok? Queste le ho fatte con il feltro di 3 mm e queste invece le ho fatte con la tela cru, quella che usiamo per le gambe e le braccia. Cosa faremo? Adesso andiamo a timbrare con l'impronta delle ali, col timbro delle ali, questo qua, andiamo a timbrare le ali piccole, dopodiché le cuciremo, le applicheremo su quelle grandi. Quindi metto sotto un foglio, così, ci metto sopra le mie alette, prendo la piastrella, rimuovo la pellicola che me la tiene ricoperta per non... l'ho messa proprio bene la pellicola, ok. Ok, ho sbagliato a tirarlo, okay. Perché è molto nuova, quindi aderisce molto bene. Allora prendiamo la nostra lettina, la posizioniamo, tamponiamo con l'inchiostro su tutta la lettina, mai sfregare ma tamponare. Così, dopodiché lo giro e vado a timbrare sulla stoffa, vado a centrare esattamente la mia ala di tela ecru, così, una, e la metto qua, poi stacco questa e vado a mettere l'altra che mi servirà per fare, perché faccio ala destra e ala sinistra, non c'entra quello lì. Vado di nuovo a tamponare per bene, così cerco di far prendere l'inchiostro bene su tutto il, su tutta la lettina. Vado sempre a mirare, a centrare la lettina, con tutto il palmo della mano spingo forte, così si impregna proprio tutta la stoffina di inchiostro, e voilà, abbiamo fatto le nostre due impronte. La cosa che possiamo fare adesso, dopo aver timbrato queste, spostarle da una parte, prendiamo l'ala di feltro e con il tamponcino da dito e l'inchiostro andiamo a sfumarla. Io adesso la sfumo tutta intorno, ok? Prenderà un pochino, un aspetto un pochino più vintage prima di tutto, ma soprattutto ne rimarcherà un po' tutti i tutto il perimetro, insomma, secondo me è molto carina. Qui posso andare a sfumare un pochino di più qua, davanti e dietro ovviamente, perché è importante che siano sfumate in tutti e due i sensi, perché le cose devono essere belle sia dal davanti che dal di dietro. E faccio la stessa cosa anche nell'altra lettina, perché ovviamente le andremo ad abbinare. Dopodiché vi faccio vedere come applicare le ali più piccole su queste qua. Allora, finiamo la sfumatura, potete sempre insistere un po' qua, così ci viene un pochino più di sfumatura, così, ed ecco fatto. Allora, una volta fatto questo, cosa dobbiamo fare? Andiamo a posizionare queste alettine più piccole di tela sopra quelle più grandi, centrandole, più o meno centrate, una così, le fermiamo con uno spillo e con la macchina da cucire lasciamo aperto solo questa parte qua e andremo a seguire tutto il contorno della lettina con un punto piccolino, andate pianino pianino, un puntino alla volta, e ci fate tutto il perimetro, lasciate aperto solo questo punto qua e questo punto qua. Abbiamo cucito tutto il perimetro dell'ala piccolina seguendo proprio tutto il timbro che avevamo fatto, lasciando aperto questa parte qua, idem dall'altra parte. Ora cosa facciamo? Prendiamo un po' di imbottitura, la pinza, e andiamo a riempire questa lettina qua. Parto riempiendo un po' il punto più basso dell'ala in questo modo, e poi mi aiuto con la pinza, così
ce ne mettiamo un po' adesso, senza esagerare, non è che dobbiamo farlo diventare ciccione, eh? Appena un pochino, in modo che non sia così piatto e abbia questa forma un pochino più tridimensionale. Stessa cosa anche nell'altra lettina. Mi raccomando, come sempre, imbottite con poca imbottitura alla volta, così riuscite a gestirla meglio, e soprattutto non ci vengono bugne da tutte le parti. Ok, così, e un altro pochino qui nella parte più tonda e alta. Ok, abbiamo riempito le nostre due alettine piccole. Ok, tiro fuori questo. Una volta riempite, possiamo prendere un pezzettino di filiferro bianco e sulla metà lo pieghiamo, esattamente così. Dopodiché prendiamo le due puntine, ci metto davanti il pollice così faccio meglio, e lo arriccio. È un lavoro proprio di polso, è il polso che gira. Lo arricciate tutto bello strettino, così ci vengono i due ricciolini come se fossero due cornini, in questo modo. Dopo non facciamo altro che infilarne uno qui e uno qui. Allora adesso teniamoli un pochino più lunghi, se no sono stata esageratamente bassina. Ne infilo uno qua e uno qua e li fisso con la colla. Ok, allora allarghiamolo il più possibile. Il bello è che potete calibrarli tranquillamente, questo vi servirà per poter piegare le ali. Ok, quindi prendiamo la colla qui vicino a noi, infiliamo il primo, ci mettiamo un pochino di colla dentro qua, ne siringhiamo un po' e facciamo la stessa cosa con l'altro, così. Dopodiché ne aggiungiamo un po' anche in mezzo per sigillare le due ali fra di loro. Poi tranquilli che mettiamo poi anche un'altra foglia, così. Adesso aspettiamo che si incollino questi e poi con delle altre foglioline del fiore della floral andremo a fissare il tutto. Allora mettiamo un po' di colla sulla fogliolina, così, e la andiamo a posizionare qui al centro, così creiamo questo fissaggio tra le due foglioline. Quella di dietro la metteremo quando la andiamo ad applicare qua, però nel frattempo prepariamo altri due fiorellini che ci serviranno da decorazione qua. Allora, i due fiorellini praticamente li ho preparati con una base piccola e una base media, ovviamente con la sua fogliolina. Li ho già spolverizzati con il fard, così rimangono rosini come gli altri. In questo caso però li andiamo a comporre senza utilizzare il filo, quindi semplicemente mettendo la colla sul lato qua e chiudendolo così. Uno, poi facciamo la stessa cosa anche con l'altro, mettiamo la colla qua su uno dei lati e lo andiamo a chiudere. Adesso questo piccino si fa un pochino più fatica, ma ci si riesce ugualmente. Poi ci mettiamo la sua fogliolina, quindi colla, stiamo proprio un po' su tutta la lunghezza, sto un pochino più bassa qua e vado a chiuderlo così. Quindi un fiorellino, facciamo la stessa cosa sull'altro e appoggiamo un pochino più in là, ecco, così. Questi due fiorellini li metteremo qua, così. Ok, però prima andiamo ad attaccare le ali al nostro barattolino. Come dicevamo prima, dobbiamo applicare queste ali, che possiamo anche piegare un pochino, direttamente sul barattolo, quindi le devo andare ad applicare a questo ricciolino. Quindi cosa facciamo? Mettiamo per il momento un po' di colla qua proprio direttamente sul ricciolino. Ok, non ne serve tanta, poco, perché tanto dopo andremo a metterci l'altra foglia. Adesso ve lo giro così lo vedete meglio. Così andremo a mettere l'altra fogliolina di queste qua. Adesso me lo tengo stretto così perché le mani sono solo due e si fa fatica, però ce la facciamo. Così, sempre un po' di colla su tutta la fogliolina, la rigiro e la vado a far coincidere praticamente con l'altra e andiamo a fissare il ricciolino con l'anima di ferro su tutta la nostra lettina. Ora, adesso qua bisogna che lo facciamo poi volare bene, perché
cerco di inquadrarlo il più possibile. Cosa dobbiamo fare adesso? Aggiungere semplicemente i fiorellini. Adesso si tratta di fare qualche decorazione. Allora, io adesso ne ho messi due, voi potete anche abbondare, non tanto sulle ali perché sennò le rendete troppo pesanti, però intorno al barattolo, se avete voglia di lanciarvi in decorazioni più importanti, potete tranquillamente farlo, è a vostra discrezione ovviamente. Vedete, anche solo due fiorellini così stanno molto bene. Poi con i nastri garza, in questo caso ho usato il nastro garza, quello nocciola, e l'altro è il rosa pesca tenue. Faccio il fiocchettino, sempre le due orecchie, nodo l'orecchio, lo passo dentro il buchino, tiro e vado a preparare il mio fiocco. Ne preparo uno di questo colore, uno dell'altro, poi potete abbondare anche con i fiocchi, stanno sempre molto bene. E anche questo qua lo mettiamo, uno così, e li andrò a posizionare dove c'era il ricciolino che ci è servito per tenere stretto tutta l'impalcatura qua sotto, questo ricciolino qua, ok? Quindi ho fatto i miei due fiocchettini, li ho preparati, poi prendo anche un pezzettino di fettuccia, ci faccio la stessa cosa, la metto in doppio, così faccio le due orecchie, annodo le due orecchie in questo modo, ok, poi tiro, ne tiro una e una un pochino più lunga e ci viene il doppio fiocco. Con la forbice vado a tagliare questo filettino e vado a decorare questo fiocchettino. E come faccio? Prendo il primo goccino di colla e lo metto così. Non state a pensarci troppo sulla posizione, basta che siano, meno ci pensate più naturali sono le posizioni, quindi questo lo mettiamo di qua così e questo qua lo andiamo a posizionare sopra qua. Ovviamente potete fare anche questo giochino con le ali piccole o mettere un'ala grande, un'ala piccola più i fiori, non esagerate sulla lunghezza di tutto quanto, però stanno molto bene, possiamo anche piegare un po' di più, ok? Potete mettere delle lucine all'interno, come vi ho detto anche prima, e utilizzarlo come centrotavola. La seconda versione, che è una versione diciamo più natalizia, perché abbiamo utilizzato le stelle, sarebbe quella fatta sempre col principio delle ali di feltro, con il pezzettino imbottito, con la tele cru, e se vedete qua ho fatto un ricciolo sia con l'ala piccola che con l'ala grande, quindi basta che vi giochiate, il giro qua lo tenete un pochino più lungo, fate circa un metro e dieci, lo girate, tenete però il ricciolo qua un pochino più lungo, questo qui lungo come avevamo detto prima, insomma saranno quei 20 centimetri, 30 anche centimetri che deve volare. E però mi sono giocata tutte le stelline, queste sono le stelline che ci sono nella fustella delle ali, questa è la stellina che c'è la fustella dell'angelo gioia e questa è la stellina che c'è nella fustella della lanterna piccola, quindi giocando con le dimensioni delle stelline, anche qui se vedete è tutto fissato con dei pezzi di stelline, ho messo dentro delle lucine, potete metterlo anche nell'altro, sono dei bellissimi centrotavola oppure da mettere su un camino, stanno molto bene, oppure fatto con i fiorellini, questo qui sta molto bene anche per le cerimonie, visto che sono tutte rimandate ma ci saranno tutte le cerimonie, quindi potete utilizzarli tranquillamente. In questo caso se mettete anche una candelina potete mettere anche una candelina, stanno molto bene secondo me come oggettini. Stesso principio lo potete utilizzare anche con le farfalle, se vi ricordate le ali delle farfalle della Butterflower. Quindi questo è il concetto, filo delle ali che volano e barattolino, ok? Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un emoticon delle ali e a pubblicare un sacco di foto dei vostri barattolini volanti, mettiamoli così, anche sul gruppo Official Le Picotine di Wanda. Vi aspettiamo!